Grande rammarico per quello che è il Monza che esce questa sera dallo U-Power Stadium che vedete alle mie spalle, ormai deserto, un Monza che nonostante la buonissima prestazione fatta vedere questa sera in campo si porta a casa 0 punti, neanche un pareggio dunque, che era stato tanto acclamato da noi tifosi e appassionati, poiché sapevamo che l'Udinese era finalmente una squadra alla portata per questo Monza, al contrario di Torino e Napoli che abbiamo affrontato invece nelle prime due. Davvero un gran peccato, grande rammarico, un Monza che è andato subito in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Andrea Colpani. Poco dopo arriva il pareggio di Beto e poi sul finale di partita, sì, possiamo dire così, arriva la rimonta completata da parte di Udoge. Parliamo però di cose positive, guardiamo il bicchiere mezzo pieno di questa prestazione, un Monza che finalmente ha giocato da squadra. Abbiamo visto buone, per non dire grandi cose. Io credo che la partita di questa sera debba essere il punto di partenza per quella che sarà la stagione del Monza, che sarà una stagione lunga, sembra che sia già passato tanto tempo, ma non dimentichiamoci, sono passate sole 3 giornate. È evidente che il pensiero di dover affrontare la Roma fuori casa, l'Atalanta in casa per le prossime due, la Juventus nello stesso mese di settembre, insomma, fa pensare che la strada non sia facile per questo Monza e per lo stesso Giovanni Stroppa, che ho avuto modo di percepire anche la vostra sensazione nel Monza caldo, la sua posizione resta molto critica anche da parte vostra. Io credo che oggi la prestazione si sia vista, oltre che la prestazione anche l'atteggiamento che il Monza ha avuto in campo per tutti i 90 minuti, perché anche verso la fine della partita il Monza ha provato a ristabilire la situazione. Così non è stato, la classifica dice Monza 0 all'ultimo posto con 2 gol fatti. Ripeto, ho analizzato il bicchiere mezzo pieno, però poi bisogna fare i conti con la realtà che si rispecchia poi in quella che è la classifica, e il Monza è a 0 punti. Parlando di note positive e negative, ho visto sicuramente oggi una buona prestazione complessiva del centrocampo del Monza, Stefano Sensi ottimo in cabina di regia, lo stesso Colpani che è andato a rete, forse Mattia Valotti, ecco, nota negativa, un po' ancora troppo timido forse per questa Serie A, in difficoltà sulla sinistra Molina, dove a mio avviso ci deve stare uno e un solo nome, o meglio due, D'Alessandro, e l'altro è Carlos Augusto, che invece abbiamo visto ancora una volta arretrato nei tre di difesa, scelta opinabile, discutibile, che io sinceramente non condivido. Certo è che oggi Stroppa aveva poche soluzioni anche nel reparto difensivo, affaticamento anche per Marlon nel riscaldamento, dunque sempre più decimati in difesa e sempre più convinto che verranno fatti almeno 2 colpi in difesa negli ultimi giorni di calciomercato. Buone risposte invece da Petagna là davanti, che ha finalmente preso in mano l'attacco, un po' meno per Caprari, che nonostante una bella occasione proprio su questa porta nel primo tempo, se non vado errato, è stato ancora una volta un po' troppo leggero ed inesistente. Detto questo, ragazzi, io vi invito a farmi sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Mi raccomando, non limitiamoci a scrivere Stroppa out, piuttosto argomentate la vostra opinione e scrivetemi dei motivi validi per i quali Giovanni Stroppa deve essere esonerato alla 3ª giornata di Serie A. Io vi do appuntamento al prossimo post partita, ovviamente, ma prima anche a Binario Sport, del quale sarò in conduzione lunedì sera prima di Unica Calcio Monza sulla pagina Facebook di Monza News. Vi ricordo inoltre di lasciare like, di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, di seguirmi su Instagram. Noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video e sempre forza Monza! Questa sera con un po' l'amaro in bocca.